stadio Dino Manuzzi di Cesena. Tra pochissimo in diretta Cesena contro Lecce. Buon pomeriggio da parte di Dario Massara e di Maurizio Iorio. Bogdani, la posizione regolare, Bogdani cerca il dribbling, si allarga Bogdani, pallone in mezzo, Ferrario riesce a salvare sulla linea, occasionissima Cesena, vicino al gol del vantaggio Bogdani dopo 3 minuti. Grossmüller in verticale per Munari, uno contro uno con Nagatomo, prova il numero, Munari, ingresso in aria, viene messo giù, c'è fallo ma fuori dall'area di rigore credo, eh sì. Attenzione Colucci, secondo giallo per Colucci, che è già stato ammonito. Potrebbe essere una svolta decisiva per il match, rosso per Colucci, il Cesena in 10 dopo 37 minuti, se Rocchi ha ammonito per il fallo ovviamente ha sbagliato. Bogdani vede la partenza di Giaccherini, prova a servirlo, uno contro uno, Giaccherini contro Ferrario, Giaccherini si allarga, Giaccherini, la parata di Rosati, calcio d'angolo, la fiammata di Emanuele Giaccherini. Ottimo il lancio anche per Bogdani, palla sul sinistro, lo porta sul destro, Bogdani prova a piazzare, Cesena 1, Lecce 0, dopo 10 minuti il gol di Erio Bogdani. E che gol Dario, straordinario, questo è il Cesena, ripartenza ancora una volta, ma Bogdani sicuro, tranquillo, ha ammorbidito la palla e l'ha messa lì proprio dove voleva metterla, nell'angolo basso dove Rosati non poteva arrivarci. Il dribbling di Bogdani mantiene benissimo il possesso, poi serve Giaccherini, posizione regolare, occhio a Scalotti in mezzo, Giaccherini prova il tiro, ha aperto troppo il sinistro, palla sul fondo. Lo Sbuller, Corbia, ma soprattutto Di Michele, parte Di Michele che scivola al momento del calcio, pallone che si infrange sul muro bianconero, Ferrari mette in mezzo Munari, la parata di Antonioli,